radiobari.com. Persone speciali su Radio Bari. Ed ecco la persona speciale su Radio Bari questa mattina, Loredana Albanese, buongiorno, benvenuta. Grazie Barbara, buongiorno a te. Ben ritrovata, anzi, perché ci troviamo dopo un po', presidente dell'associazione culturale Linea d'Arte, che ha deciso di creare un evento per in qualche modo salvare la bellezza dell'arte. Di che cosa stiamo parlando, Loredana? Stiamo parlando di un progetto in ambito nazionale che riguarda l'inchiostro di Puglia, una manifestazione che già si è tenuta l'anno scorso e che quest'anno in collaborazione con Save the Beauty ha creato una rete di interventi da parte di diversi enti, di diverse associazioni, operatori culturali e soprattutto artistici anche, per promuovere quella che è la cultura. Quindi la cultura nell'ambito dell'arte, della musica, della letteratura, della poesia, del teatro. For Save the Beauty, questo è il nome dell'iniziativa, un calendario fitto di appuntamenti. Sì. Quando si comincia? Si comincia domenica 24 aprile alle ore 18, dalle 18 alle 24 abbiamo 6 ore di interventi di differenti artisti o scrittori o giornalisti, musicisti che interverranno con una performance o un video, fotografia, con un'esecuzione musicale e soprattutto con la presentazione di libri. Ecco, diciamo, attraverserete e presenterete tutta l'arte nelle sue diverse forme sostanzialmente. Sì. Tutto questo dove accadrà? Perché non abbiamo detto ancora il luogo, perché anche questa è una novità. Sì, questa è una novità. C'è una nuova sede dell'associazione che sarà un centro eventi in via Putignani 257, un primo piano di un palazzo storico, è un posto molto bello dove insomma, speriamo di vedervi presto tutti quanti. Perché... Anche perché mi stavi raccontando che è un posto molto bello e molto anche suggestivo, adatto proprio per manifestare, perché l'arte si manifesti. Sì, esattamente, sì. È un appartamento in liberty, ha le volte affrescate, quindi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di essere ospiti in questo bellissimo appartamento dove lo spazio ci consentirà di accanto ai laboratori e ai corsi di pittura, di disegno, workshop di grafica, incisione, laboratori teatrali, di poter promuovere degli eventi legati appunto al teatro, alla danza, alla musica, in maniera tale da cercare di avere un contenitore che non rimanga uno sterile spazio espositivo ma uno spazio diciamo da condividere. È un bel punto a Bari dove poter cercare di salvare la cultura. E di poter salvare la cultura, certo. Loredana, dove potersi informare sia sull'evento For Save the Beauty sia su tutto il calendario poi di laboratori e appuntamenti dell'associazione? C'è l'evento su Facebook, Galleria Linea d'Arte, For Save the Beauty, basta digitare. E naturalmente l'indirizzo del nostro sito www.lineartebari.com e insomma tutti i riferimenti sono lì, pubblici sul sito. Potete anche visualizzare tutto il calendario di appuntamenti, ve lo ricordo, sia di questa domenica, perché stiamo parlando di questa domenica per quanto riguarda For Save the Beauty, invece poi per tutto il calendario di laboratori, perché sono davvero tantissimi e tantissime le novità poi per l'anno prossimo, l'abbiamo detto sul sito poi dell'associazione. Allora Loredana, io ti ringrazio, grazie mille Loredana Albanese, presidente dell'associazione Linea d'Arte, per essere stata qui con noi, grazie ancora a Loredana. Grazie. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, sempre in compagnia del grandissimo Prince, e torniamo tra pochissimo. Altre persone speciali su Radio Bari questa mattina. Io do il benvenuto ad Alessandro dei Nidi d'Arac. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Io però, prima di incominciare la nostra chiacchierata, Alessandro, permettimi, devo restituire la linea alla regia di Telebari, ringraziando Federico Semplice, però noi continuiamo la nostra chiacchierata su Radio Bari, 88.8 www.radiobari.net. A tra pochissimo. Allora, Alessandro, una novità, una bella novità in casa Nidi d'Arac, perché state festeggiando questi 20 anni di carriera con il vostro 8° album. Sì, è sicuramente una meta importante per la nostra carriera, ma anche per una soddisfazione personale. Insomma, è un progetto pugliese
è in piedi da 20 anni, insomma, fa parte della storia della musica, della musica pugliese. È un po' un gioco di parole il titolo sia dell'album sia del primo singolo estratto che appunto dà il nome poi all'album. Italiens, l'ho detto bene? Sì, è molto, molto, molto libera l'interpretazione, ecco. Perché vivendo in Francia gli italiani sarebbero, cioè, vengono chiamati les Italiens, no? Si dice in francese, ma non è solo questo, come si può notare dal titolo, graficamente c'è uno slash che divide it da aliens, quindi così come dicevi giustamente tu, è un gioco di parole fra italiani alienati, aliens sta per alieni, ma più che altro alienati, ed è, racconta un po' la nostra generazione, quella nata negli anni 70, cresciuta negli anni 80, che in questo momento storico si sente un po' alienata, e molti di questi alieni partono per tutto il mondo, decidono di lasciare il paese. È un po' questa prospettiva, l'album. Con la terra però sempre nel cuore, vista la musica e la vostra impronta musicale. Assolutamente. Da lontano si ama di più, secondo me, la propria terra. Si sente la mancanza, si vedono gli aspetti positivi, si ha sicuramente una prospettiva più positiva del nostro paese. Alessandro, non soltanto il singolo, ma ci sono già pronti due video della Meiu Gioventù e Lumare Varcandu. Sì, sono due temi estremamente importanti. Uno, come accennavo prima, parla un po' dell'emigrazione, un'emigrazione che è un po' atemporale. Io ho fatto l'esempio di questa generazione di persone, di giovani soprattutto, che identificati un po' come la fuga dei cervelli, ma è qualcosa che ci appartiene, la migrazione fa parte della nostra cultura. Questa, la Meiu Gioventù, racconta una storia molto antica di questi padri di famiglia che lasciavano il Sud Italia per andare negli Stati Uniti in cerca di fortuna. E questa è la storia triste di una donna che aspetta quest'uomo senza che quest'uomo faccia ritorno. E la canzone dice appunto: l'America non è più l'America, o meglio, il sogno americano non è più il sogno americano, ma la rovina della casa. E in questo caso noi nati negli anni 70-80 e cresciuti con questo mito americano, col sogno di un mondo migliore, dell'uomo sulla luna, questo mito americano del benessere, a un certo punto ci siamo resi conto che questo sogno non era la realtà, e quindi ci siamo dovuti reinventare questo sogno. E questo è la Meiu Gioventù. Il Mare Varcandu ha un altro tema sempre molto attuale, riguarda un po' gli sbarchi sulle nostre coste del sud da parte degli immigrati politici dall'Oriente. Quindi ha due prospettive, la storia di due imbarcazioni, una che parte dall'Oriente con questi immigrati in cerca di fortuna verso le nostre coste, e dall'altra parte un'imbarcazione di pescatori che va in cerca di fortuna di un buon pescato. E insomma, parole da ascoltare, Alessandro, parole da ascoltare, immagini da guardare, da vedere, anche perché i video sono disponibili sul vostro canale YouTube. Ricordiamo però che l'album è uscito sotto l'etichetta Goodfellas con il sostegno di Puglia Sound, questo è sempre bene ricordarlo, e ricordiamo anche che voi avete già, insomma, approntato un piccolo tour per quest'estate. Sì, abbiamo diverse date, ovviamente molte saranno in Puglia. Iniziamo questa prima parte della promozione dedicata quasi esclusivamente all'Italia, e poi da settembre ci occuperemo anche dell'estero, come spesso facciamo. Quindi se volete tenervi aggiornati sui nostri spostamenti, potete utilizzare Facebook e altri social network per sapere, insomma, le nostre prossime date, oppure sul vostro sito. Mi sono informata, nididarac.com, guarda quanto sono brava, esatto. Va bene, io, Alessandro, ti ringrazio per essere stato qui questa mattina. Ovviamente un abbraccio a tutti di Nidarac e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. Grazie ancora ad Alessandro Coppola.
Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata a te, Alessandro. Noi ci prendiamo un altro po' di pausa musicale, sentiamo proprio Lumare Varcando dei Nidi d'Aracca e torniamo tra pochissimo con gli appuntamenti del weekend.